Ciao a tutti amici di Moto.it, oggi andremo a montare delle chicche sopra la nostra Kawasaki. Nel dettaglio monteremo una nuova cartuccia Misano Evo dell'Andreani e un nuovo scarico della MIV. Uniremo utile a dilettevole o estetica alla tecnica, lo vedremo. Andiamo ad aprire i nostri pacchetti e vediamo cosa c'è dentro. Eccoci qua, allora cominciamo con la cartuccia Misano Evo dell'Andreani. Giuro, la prima volta che apro questa scatola. Quindi è un vero e proprio unboxing. Vediamo se riesco. Tac. Bellissima. Cura nel dettaglio. Grazie di averci scelto. Libretto di istruzioni di montaggio. Due adesivi molto apprezzati. Ovviamente in italiano, quindi perfetto. Mettiamo qua. Due molle fatte su con precisione per non rovinarle. Molto belle, eccole qua. E poi cartuccia destra e cartuccia sinistra, ora io non so quale sia la destra e quale sia la sinistra, lo chiederemo dopo ai ragazzi dell'officina. Appoggiamole qua, Andreani segnato e vediamo il dettaglio, eccolo qua, perfetto, tappo ricavato dal pieno, poi ve lo spiego nel dettaglio, regolazioni da effettuare con chiave e brugola. Bello, bello, fatti molto bene. Continuiamo l'unboxing, apriamo lo scarico MIV Delta Race. In questo caso penso che sia un po' più complicato perché è sigillato alla perfezione, ma visto che siamo in officina, rubo gli attrezzi del mestiere, una forbice. Proviamo, vediamo. Uno, due, tre. Tre belle graffettone che vanno a riparare lo scarico. Anche qua pacchetto direi chiuso a regola d'arte, ma ce la posso fare. Oh, un po' una matriosca, anche qui bella. Istruzioni di montaggio, caratteristiche tecniche. Una bella tesserina con l'omologazione dello scarico. Dopodiché direi collettore e infine il nostro scarico super sigillato. Vediamo, apriamo così, sfiliamolo. Protezione 1, protezione 2, ma è bello leggero però, si sente già, wow, fondello in carbonio, scritta MIV sul terminale, direi leggero, fatto bene, tubo diretto, bello, aggressivo. I componenti sono sul banchetto pronti per essere montati. Ora noi ci siamo affidati a un'officina autorizzata ovviamente per fare il lavoro a regola d'arte e quindi chiamiamo il nostro Daniele. Allora Daniele, raccontaci un po' che cosa andrete a fare per montare i nostri accessori. Guarda Emilio, andremo a mettere la moto sui cavalletti, rimuoviamo la forcella davanti, prima la ruota e poi la forcella completa e sostituiremo la cartuccia all'interno. Poi passeremo al silenziatore dove rimuoveremo la fascetta sulla marmitta e la staffa sulla pedana per rimuovere il bullone. Diciamo che è un lavoro relativamente semplice perché non bisogna andare a smontare tutta la moto, ma complicato perché bisogna andare a sfilare la forcella, lavorare sul vostro banchetto attrezzato ed è una cosa da meccanico ufficiale e autorizzato. Esatto. Allora vi lascio lavorare. Possiamo iniziare. Grande. E mentre i ragazzi stanno lavorando appunto sulla moto, vi volevo far vedere alcuni dettagli della nostra cartuccia Andreani Misano Evo. Alcune caratteristiche: pistoni da 20 mm con passaggio olio maggiorati, dopodiché troviamo un trattamento DLC anti attrito e un bellissimo tappo ricavato dal pieno che potete vedere nel dettaglio, in cui potete andare a regolare estensione, compressione e precarico.
Altre caratteristiche da citare sono che una volta montata la cartuccia si andrà a regolare il precarico su entrambi gli steli, mentre sullo stelo di destra si potrà regolare la compressione e sullo stelo di sinistra l'estensione. Ho in mano la molla, è molto importante dire che il cliente, una volta acquistata la nuova cartuccia, potrà, a seconda del suo peso e dell'utilizzo che farà della moto, andare a ricevere una molla personalizzata. Sono oltre 200 i modelli di moto e scooter per i quali è disponibile la nuova cartuccia Andreani Misano Evo. Una cosa molto particolare, ovviamente, per i più nerd del computer, potete andare sul sito dell'Andreani, selezionare la vostra moto e vedere quali componenti specifici montare. Ma molto molto utile e carino è il libretto di uso e manutenzione delle sospensioni che trovate all'interno della scatola. Perché dico questo? Perché è vero che una modifica di questo tipo è già dedicata ai piloti più esperti, diciamo a chi si sta andando ad affacciare a tutto il mondo delle regolazioni delle sospensioni. Però molto interessante è la spiegazione che Andreani dà per quali casistiche andare a effettuare quali regolazioni, se precarico, se estensione o se compressione. Quindi un bel vademecum di come andare a regolare le vostre sospensioni. Ad esempio, se la forcella anteriore sbacchetta, oppure se la forcella non assorbe bene le buche, oppure se la moto allarga in uscita di curva. A seconda della casistica potete andare a regolare quello che Andreani vi consiglia. E adesso procediamo con l'ultima modifica, montiamo lo scarico MIV Delta Race. Più 1,9 cavalli, più 1,6 Nm di coppia e meno 2,4 kg. E vi posso garantire che si sentono tutti. È vero, la modifica non è prettamente tecnica, è molto estetica. Però qualche chilogrammo in meno non fa mai male. La cura nei dettagli che MIV ci mette per i suoi scarichi fa veramente una bella impressione. D'altronde la nostra è una passione, quando si alza la saracinesca la moto deve essere bella. E quindi perché non ammirare anche uno scarico fatto così bene? MIV scritto con laser e l'estetica dello scarico che parte conica e finisce esagonale, fondello in carbonio, fascetta con doppia rivettatura. Veramente bravo! I ragazzi hanno finito di montare tutti gli accessori e quindi adesso non ci resta che andare a provarli. La giornata volge al termine, abbiamo fatto un po' di chilometri per provare gli accessori montati sulla nostra Kawasaki, ci siamo divertiti davvero tanto. Parliamo del kit cartucce di Andreani e ha permesso di modificare il comportamento della forcella notevolmente, si sente molto anche in utilizzo quotidiano, non è stato necessario andare in pista per apprezzare le doti di questa cartuccia. Per come l'abbiamo regolata, la forcella scende più progressivamente, soprattutto nella prima parte, e affonda molto meno e questo l'abbiamo apprezzato. E in utilizzo quotidiano cittadino sicuramente sarebbe meglio, diciamo, tornare al setting precedente, però per un utilizzo quotidiano fuori porta barra giro turistico un po' sportiveggiante la moto cambia veramente tanto. Anche sul ritorno abbiamo visto una forcella più precisa
che ritorna meglio, e anche se non si è piloti professionisti in pista, si godono veramente appieno queste modifiche, consigliatissime. Parliamo invece dello scarico, modifica che quasi tutti i motociclisti effettuano per motivi estetici, invece in questo caso è stato anche funzionale, ma la cosa bellissima, quasi goduriosa, è la prima apertura del gas, un sound che si è modificato veramente molto, fantastico. Il video si conclude qua, mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social, sul nostro YouTube, mettete un bel mi piace al video e ci vediamo alla prossima. Ciao!